qualunque cosa noi facciamo per gli altri aiuta soprattutto noi stessi a crescere, a guardarci allo specchio la sera e dire oggi ho seminato qualcosa, ho fatto qualcosa di importante. La voglia di fare volontariato l'ho avuto abbastanza presto, l'ambiente scolastico, un ambiente molto positivo, probabilmente è stato molto utile. La situazione per esempio di Palermo, no? Quello era un momento in cui la città era più conosciuta come la città della mafia, ma era anche la città dell'antimafia e quindi era la città della risposta, la città dove si cercava di costruire un mondo diverso. Quindi il volontariato si è trasformato in volontariato politico, cioè di impegno sociale, soprattutto in una realtà che in quel momento aveva grossi condizionamenti mafiosi, una politica che non dava le risposte giuste. È stata un'esperienza decisiva perché ho portato sempre dietro questo tipo di approccio alla politica, che era proprio sulle cose da fare, anche sulla modalità nel farle. Il giorno di Capaci le emozioni furono di sconforto. C'è molta differenza tra la morte di Falcone e quella di Borsellino, mentre quella di Falcone è arrivata in maniera inaspettata. E invece quella di Borsellino fece scaturire una fortissima rabbia, perché a quel punto sembrava che tutto fosse perso. La città immediatamente ha risposto molto bene, un desiderio di giustizia, un desiderio di farla finita con quello che stava succedendo. Diciamo che probabilmente quella stagione ha dato dei frutti, ma probabilmente la maturazione verso atteggiamenti politici e sociali diversi ha bisogno di qualcos'altro. Cioè non basta l'emozione, ma ci vuole una costruzione, ci vogliono processi educativi molto lunghi. Mia mamma mi ha lasciato un'eredità straordinaria. Lei è morta di leucemia e mi ha lasciato questo grande impegno in questa grande associazione. Ricordo il medico mi disse: tua madre vivrà 4 anni. A 4 anni e un giorno mia madre è scomparsa. Il tipo di malattia di mia madre era un lento e progressivo decadere. E ci sono stati momenti in cui avevo questo dolore che mia madre non meritasse quel momento, quella condizione. L'ho vissuta come un destino, come un qualcosa dove non c'era più niente da fare. Oggi quel tipo di malattia viene curata con una pillola. Penso che la vita di mia madre, anche la malattia, non è stata invano, perché attraverso me ha fatto sì che oggi ci siano delle soluzioni. Mia madre era una persona di grandissimo buonsenso, di grandissima educazione, di una grande pulizia morale. Lei ce l'ha messa tutta per trasmettermi questo, ma io spero di poterla accontentare. AIL è una grande associazione organizzata in 83 sezioni provinciali con oltre 20.000 volontari. Volontari e sezioni che fanno due cose fondamentalmente. Raccolgono fondi per la ricerca e sostengono il malato in tutto il suo percorso di cura. 55 anni fa guarire di leucemia era probabilmente un miracolo. Oggi le cose sono completamente cambiate. Grazie alla ricerca, grazie ai nuovi farmaci, grazie a protocolli terapeutici molto ben definiti, oggi oltre il 70% della patologia leucemica viene curata. Le risorse per la ricerca non sono mai sufficienti. Le istituzioni fanno la loro parte, ma se non fosse per la società civile probabilmente avremmo la metà dei risultati che abbiamo avuto fino ad oggi. Ecco, noi ci aspettiamo che i cittadini facciano la loro parte, quindi che inseriscono la loro firma nella casella del 5 per 1000. Non costa assolutamente niente, è un'opportunità che lo Stato dà ai cittadini di aiutare un'associazione che si dedica a qualcosa di importante. La medicina deve fare un passo avanti. Oggi non è più possibile pensare solamente alla cura del malato, ma bisogna prendersi cura di quel malato.
ci vuole una organizzazione che aiuti questo malato a seguire le terapie, lo aiuti nella logistica, lo aiuti in tutta una serie di cose che fanno oggi la differenza. Perché noi in Italia abbiamo un servizio sanitario tra i migliori al mondo, universalistico, però quando si esce dall'ospedale non si è più tutti gli stessi. Ecco, quindi bisogna fare in modo che questa persona che va fuori dall'ospedale non venga lasciata a se stessa, ma venga aiutata. A tutte le persone di AIL vorrei dire che prendano finalmente coscienza della forza della nostra associazione. Noi facciamo cose veramente molto importanti, bisogna essere fieri di tutto questo e con questa consapevolezza rivolgerci agli altri, fare la domanda di donazione con molto orgoglio, perché effettivamente facciamo delle cose molto importanti sia sul fronte della ricerca che su quella del sostegno ai malati.